Dopo due mesi è tornato nuovamente alla ribalta nazionale, ma questa volta non c'entrano file audio registrati di nascosto e nemmeno gli strascichi di tutta la vicenda. Per Nicolò Sperotto, il caso che per settimane ha portato il suo nome sembra ormai un brutto ricordo. Questa volta a catturare l'attenzione dei media è stata la storica impresa che il 23enne terzino sinistro ha conquistato con il suo nuovo club, l'Alessandria, semifinalista di Coppa Italia dopo aver battuto lo Spezia. E pensare che la carriera dell'ex difensore Amaranto sembrava essere in salita, con il rapporto con Mr. Capuano e la società di Viale Gramsci irrimediabilmente compromesso. Un gesto che poteva costare caro al giocatore, autore della registrazione, con la strigliata del tecnico di Pesco Pagano ai suoi, divenuta subito virale sul web. Poi il passaggio dal girone B a quello A di Lega Pro, dall'Amaranto alla maglia grigia dell'Alessandria, dopo l'accordo tra le parti che ha portato alla buona uscita e alla rescissione del contratto con l'Arezzo. Adesso, ad attendere Sperotto c'è molto probabilmente un posto da titolare nella gara di San Siro con il Milan. Chissà con quale stato d'animo il nocchiero amaranto avrà preso la notizia arrivata proprio nel giorno del suo 51esimo compleanno. Ironia a parte, archiviati i festeggiamenti, mister Capuano tornerà al lavoro per proseguire nella striscia di risultati positivi ottenuti in questo avvio di 2016 dalla sua formazione. Testa alla trasferta dell'Aquila con tremolada e compagni pronti per riprendere i tre punti sfumati all'andata in pieno recupero.